Pisa, Lazzari, e poi sveglia. Lazzaro, muoviti. Risorgi. Lazzari. Alzati e cammina. C'è? Andiamo avanti. Lazzaro, alzati e cammina. Esatto. Ma compagno di Pisa, c'è? Dite, chiamate il relatore, si prepari Caio, no? E chi si deve preparare? Io sono già pronto. Pronto? Forse molti di voi mi conoscono o mi riconosceranno, ma io oggi ho celebrato 23 anni di Unione Inquilini. Io aprì insieme a Massimo Laspini, scusate, no, è l'ultimo congresso che farò, perché io in tutte le mie cose ci metto l'entusiasmo, e quando l'entusiasmo finisce uno deve capire che giunge il termine di stoppare e di cambiare. La nostra esperienza, io vengo da Brindisi, una bellissima città del Salento. Io non mi definisco pugliese, mi perdo le grandi pugliesi, caresi, foggiani, ma noi siamo un'altra cosa, perché parliamo, abbiamo un ceppo dialettale diverso dall'Appio Campano, perché abbiamo un ceppo dialettale parlo siciliano. Siamo un'altra cosa, e siamo un'altra cosa in tutto. Siamo molto simili alla Sicilia, alla Calabria, almeno alla Puglia, alla Bari, alla Campania, però siamo, come dire, meridionalisti, perché conosciamo anche la nostra storia e la nostra tradizione. E qui, scusatemi, posso entrare, come dire, una parentesi fuori luogo, ma non lo è. Io sono un diocesano, cioè io, come dire, sono legato al regno delle due Sicilie, perché pochi di noi non sanno che la Calabria, ad esempio, era la regione più industriale dell'Italia pre-italiana, diciamo, pre-unitaria. I piemontesi, il nord ricco di adesso, hanno rubato, hanno fatto il franco del Banco d'Italia e del Banco di Sicilia. Scusatemi se sono partito così da lontano, ma questo per dirvi che chi viene dal sud non è proprio, qua, insomma, adesso possiamo parlare delle prime scuole di filosofia, da Ponto, di Taranto, o della città, la mia città, città romana, non provincia, ma città romana del 286 a.C. Cioè, noi del sud possiamo ancora offrire un forzante per la storia, per la nostra tradizione, qualcosa. Noi siamo comunque abituati a essere concreti. Io vengo dalla mia esperienza, vi racconto velocemente, datemi 5 minuti in più rispetto al mio tempo, però questo posso dire, perché questo sarà il mio ultimo scopo, perché mi sono stancato di, come dire, di continuare a dire sempre la stessa cosa. Allora, io sono nato, come mio amico, la nostra realtà, è nata con Unione Inquilini nel 1992. Crollava con la Colombina, nasceva la Rifondazione Comunista. Io ho sentito la necessità, perché a Pisa c'era un canto che si chiamava negazione di casa. A Pisa esistevano una città che aveva vissuto e aveva
sedimentato la sua economia sul contrabbando, sul traffico di armi, eccetera, eccetera. E tutto questo con l'operazione Primavera, l'operazione di illegalità, aveva messo in ginocchio una città che era stata violentata, perché lo Stato e partecipazioni statali avevano una città bellissima, con delle coste meravigliose, con un mare ancora stupendo nonostante l'inquinamento, due centrali a carbone, le più grandi centrali a carbone di tutta Europa, un petrolchimico, il più grande petrolchimico di Europa, nonostante tutto il mare, perché è la città dei venti. Abbiamo cinque venti, ogni giorno noi possiamo avere quattro venti differenti, nessun'altra zona d'Italia ha la possibilità di trovare il scirocco, il gregale, il maestrale e la tramontana. Queste cose io ho fatto il parinato per fermare, e queste cose le capisco, le sento sulla pelle, le sento. E allora, c'era il villaggio, l'ex verdura di Colabrani, che cos'era? Era l'ex pretura, l'ex sede del giudice di pace in cui fu dei senza casa, dei poveri cristi andarono a cuore. Poi c'era la masseria Villanova, una masseria di un grande terrateniente, come si dice in spagnolo, cioè di un grande guerrafondaio, che era abbandonata, aveva una struttura che aveva 36 stati. Poi c'era il collegio Nicolotto Maseo, che è stata la sede dell'Accademia Navale durante nel 43, durante diciamo i bombardamenti inglesi, si trasferì a Brindisi. E poi c'erano una sede ASL, altra sede, un palazzone abbandonato, umano. C'erano 800 famiglie che vivevano queste situazioni di illegalità, e queste situazioni di illegalità, siccome erano occupanti abusive, noi stiamo parlando di occupazioni abusive da, io scusatemi, ma io mi sono pure stancato, perché ho detto oggi a pranzo, l'occupazione è vera se c'è, è data dal bisogno. E se data, e se l'occupazione, come dire, è sospinta da una capacità politica di analisi, se invece l'occupazione, come spesso avviene, e Mimmo lo può capire, è organizzata dalla criminalità, dalla sacra politica, allora no, poi va a casa e non ci vedi più. Ma però 2 minuti, dai. No, datemi, io mi sono dato, questo è l'ultimo mio compito. Posso dire, visto, se no, lascio qui, mi ringrazio. Gino, parla, parla. Dopodiché io non vedo più a nessun compresso, la mia esperienza. Detto questo, allora, benissimo, io sento parlare occupazione, e io ho colto dalla relazione del segretario l'essenza del mio percorso, cioè lui ha ripercorso la mia esperienza. Pochi piani, e diamoci da fare. Se poi non ti va bene, lo stato compagno il mangiare, ti alzi come me e vai a mangiare a casa, paghi e ti senti soddisfatto. Non ti puoi lamentare a un congresso se mangi bene, se mangi male o se aspetti. Se non ti va bene, ti alzi, paghi e vai a soddisfare i tuoi bisogni. Come diceva il grande compagno Lenin, il comunista deve vivere una vita del tutto borghese, perché essere comunisti è un fatto, come dire, molto simile. Bisogna lamentarsi di questo. Vengo e concludo, visto che io vorrei, ecco, come dire, dirvi una cosa.
due cose. Io ormai sono tanti congressi, massimo ieri ricordavamo che sono quanti anni, manco 22 anni dal posto. All'epoca c'erano i quaderni di Rifondazione Comunista, quando Rifondazione Comunista negli anni, i primi anni 90 e dopo 60, si facevano i quaderni, casa, lavoro, cioè si cercava di, come dire, di indottrinare compagni. Io mi auguro, io adesso mi sto ritirando da tutta la vita privata, perché penso che spero che questo congresso capisca una cosa, servono forze nuove, giovani soprattutto, che siano i protagonisti. I protagonisti, perché io sono stanco, io non è che non sono più, non mi manca l'entusiasmo, e bisogna investire sulle nuove possibilità che non sono solo. Attenzione, poi ci sono i giovani che sono vecchi. Io, scusatemi se mi permetto, ma c'è uno che si pensa di fondazione, questo era un vecchio già 18 anni, si chiama Giovanni. Allora, il posto di questo era vecchio già quando aveva 17 anni, ma è diventato Londra. Io ve lo vedo qui, c'è il compagno di Viareggio, ci sono i compagni di io vedo qui delle quattro insegna. Io oggi li ho contati quando stavamo a pranzo, non abbiamo mai fatto un congresso così numeroso. E vorrei che questo congresso fosse in qualche modo una possibilità di rinascita di questa organizzazione. E finisco aggiungendo, è finito il tempo di riformismo. Qui ho bisogno di fare le lotte, seriamente, ho bisogno di perché se non fai la lotta e non alimenti lo scontro, anche il mondo, anche a costo di rimetterci personalmente, tu hai perso, perché loro signori sono più forti di te, sono più organizzati di te. O fai il rivoluzionario e la nostra organizzazione, se diventa concertativa come tutte le altre, non avrà possibilità di emergere, è una possibilità di essere, come dire, incisiva o determinista, come si soleva dire un'altra volta. Io vi ringrazio, scusatemi per il tempo che vi ho avuto.